grosso modo sono d'accordo, l'inquinamento prima di allogare lo sta già facendo, ci staremo, ci siamo ancora di più, noi abbiamo stato già ancora di più se sbagli, guarda, non voglio dire che di questo aspetto. Però restano alcuni nodi a quali comunque dobbiamo fare qualcosa di diverso, guarda, su questo lo dico molto francamente, molto laicamente, nel senso che riavviamo un percorso che ci porta magari a queste cose e a livello provinciale questo accadrà sicuramente. Il problema per noi non è un rapporto territoriale dove nei rapporti c'è forti o meno forti, cioè cercheremo la collaborazione, come abbiamo anche una volta una collaborazione, pur avendo la CUP, qualche non si capisce mai chi parlava della CUP, però abbiamo ambe due, una abbiamo dato tutte e due le sì, per due facce della CUP, diciamo questi complimenti, adesso non voglio aprire, no? Però abbiamo aumentato l'unità, siamo noi, abbiamo dato tutte e due le nostre sì, una a Cinecittà e una a Roma, per cui credo che abbiamo dato il massimo per quello che possiamo fare, no? Questo punto di cerniera rispetto a così come anche la città Messina, quindi è nata nella CUP, è dentro la CUP, quindi da questo punto di vista insomma non è una discussione, non vedo proprio nessun problema, però è aperta la discussione chiaramente, i compagni che vogliono intervenire sono liberi, ripeto, siamo nei tempi, qui lo lanciamo e poi ci ascolto, poi segnate che ci vuole, io il microfono è aperto. Come se no sono la vecchiaia la porta. Molto velocemente dico quello che già ho detto anche in segreteria rispetto ai rapporti con la CUP e al loro statuto che ci hanno fatto vedere e anche all'intervento che hai fatto oggi. La visione dell'Unione Inquilini è molto più ampia. Quello che a me ha dato, mi rende perplesso è questo tuo anche ritornare sul fatto che siamo gli unici, che siamo i soli, che non c'è niente. No, non è così. Purtroppo c'è anche altro, purtroppo forse. Nel senso che noi abbiamo dei problemi con Sunia, con l'Unia, abbiamo dei problemi anche a sinistra con i movimenti. Ma noi come Unione Inquilini abbiamo fatto la scelta di stare ovunque, con tutti, insieme a tutti, in tutti i tavoli sbattative, ci sia anche la destra, anche i sindacati di destra, noi ci stiamo e non diciamo che siamo gli unici ad avere, naturalmente noi pensiamo di avere la verità, questo è chiaro, cioè portiamo avanti le nostre idee, facciamo anche delle manifestazioni da soli laddove su quel problema ci rendiamo conto che il Sunia per un verso, il movimento per un altro non ci seguono e quindi noi andiamo avanti da soli su qualche cosa, ma non come presupposto, non come noi siamo gli unici, ma invece come più persone parlano di del problema meglio. Questo è il modo con cui noi anche, diciamo, nei rapporti tra segreteria nazionale e le sedi comunali e regionali, tra di loro, c'è amplissima democrazia vera, nel senso che non che ognuno può pensare quello che vuole, ma sempre nei limiti, diciamo. Però comunque grossa autonomia, perché la differenza realmente è un qualche cosa in più, lo diciamo. Gli immigrati non possiamo dirlo anche per il nostro lavoro quotidiano, quindi le differenze sono comunque in qualche cosa di più, quindi l'impressione è che invece la CUP sia un po' eccessivamente anche proprio nello statuto, cioè che non si siede da o con altri, ecco, tutto quanto questo noi non lo facciamo e non lo vogliamo. La seconda cosa sul rapporto invece diretto, io lo vivo a Roma come, appunto, dicevi, un percorso parallelo. Non mi sento interno alla CUP. Può essere pure che poi, facendo un discorso più di territorio, riusciremo a fare qualche cosa insieme anche sindacati dei lavoratori e noi. Però io
ritengo che sia un percorso molto parallelo, per cui poi partecipiamo noi alle vostre manifestazioni, voi alle nostre, ma non credo che sia, almeno noi abbiamo provato a inserire anche i nostri punti all'interno delle vostre discussioni, però da quello che ci dicono chi è venuto, correttamente, giustamente avete sempre pensato al problema dei lavoratori, che è giustissimo, perché quello è il vostro il vostro fine. Per cui io credo che, insomma, l'ho detto anche in segreteria, di continuare in questa situazione di parallelismo, non troppo, cioè non mi vedo coinvolto, non credo che sia utile, per non perdere il tempo, però insomma rimaniamo uniti, appunto, nelle nostre sedi ci state, noi ci siamo, quindi continuiamo questa collaborazione, ma io non mi aspetterei, ecco, grossi rapporti più uniti tra di noi. Va bene, grazie. Cesare Ottolini, di Padova.
Si dice che sì, io sono uno dei due insieme a Cesare che nel 92 ha fatto lo statuto della CUC, quindi il problema è l'analisi delle fasi, cioè ci sono dei momenti storici, si cambia in funzione dei momenti storici, però c'è una riflessione da fare. La prima, qualche anno fa noi scrivevamo i nostri striscioni che l'Unione Inquilini è il sindacato della casa, non un sindacato della casa. Questa profonda differenza di cui noi, e in particolare Simone che scrisse questo slogan, il sindacato della casa, fa notare che cosa? Fa notare la differenza profonda, radicale, sostanzialmente opposta agli altri sindacati della casa. Mi immagino, noi qui ieri abbiamo discusso, anche stamattina, le occupazioni, che abbiamo fatto questo, quell'altro. Immaginate il Sumia che discute se occupare questo o quel palazzo. Non l'ho mai visto fino adesso. A Roma, a Milano no. E a parte l'eccezione romana, il SIGET, la UIL, altri sindacati che si pongono il problema del diritto alla casa come concezione internazionale. Questo non esiste. Esiste, questi sindacati si pongono il problema della contrattazione per avere un ruolo, canali concordati, contrattazioni con le proprietà, robe di questo genere. Ma è questo che loro fanno. Noi abbiamo una visione completamente diversa del concetto del diritto alla casa, almeno fino a ieri era così, fino a oggi così credo. Secondo ragionamento, non è un caso che i riferimenti storici sulla questione del diritto alla casa non siamo tu sei tu e io sono io, nel senso che siamo insieme, ci vediamo e ogni tanto ci incontriamo. Non funziona così. E l'esempio ce lo dà l'USD, l'RDP. Perché ce lo dà l'RDP? Perché all'interno di un percorso costruito su 360 gradi, il ruolo dell'Asia all'interno dell'USD è così organico, così forte, che si muovono all'unisono. E questa sono i fatti, lo dimostrano. A Roma non mi pare che sia USB, come dire, c'è l'Asia, qualcosina di immaginato. Cioè quello che intendo dire, non solo, la CGL del Sunia è stato assorbito anche dal punto di vista giuridico nella CGL, non c'è più Sunia autonomo, ci sono i dipendenti della CGL che fanno Sunia. Quindi un concetto di organicità, ma non per noi è l'organicità politica, quindi un concetto di organicità su un percorso completamente diverso esiste. E non solo, io ricordo che le rinunce alla rappresentanza le hanno sottoscritte tutti i sindacati tradizionali, compreso l'RDB, il famoso accordo del 10 gennaio, dove per non tradire i lavoratori, e quindi anche per noi, per non tradire i lavoratori, non si sottoscrisse un accordo per cui la CUP rischierà, o sta rischiando, è emarginata dai luoghi di lavoro, perché ancora oggi il problema è la democrazia dentro la fabbrica. Noi ci sentiamo al di fuori di questo progetto, io no. Io mi sento, ed è per questo la mia motivazione per cui mi sento pienamente all'interno della CUB, che la democrazia e i diritti che gli altri non portano avanti, questo è il vero problema. Ma sono l'Unione Inquilini sulla casa porta avanti i diritti, perché è il sindacato della casa. Questa è la diversità fra noi e gli altri, anche perché se così non fosse, sfiderei chiunque a dire che se noi siamo un sindacato, che
cosa ci stiamo a fare, perché devo fare il volontario sul potrei andare a fare il dipendente da un'altra parte con le mie idee e starei anche in pace con la mia coscienza. Se noi siamo diversi e ci mettiamo la passione, ci mettiamo, diamo il tutto all'interno di questo percorso, è perché vogliamo cambiare radicalmente le logiche del paese. Ci riusciamo, non è un problema, ma il nostro intento è cambiare radicalmente, profondamente le logiche che gli altri sindacati hanno. È così, perché se il parallelismo di CGL e CISL è uguale a Sunias, e Uniat, io non mi ci ritrovo. Io ripenso sempre a quella frase per cui Giulio Linguini è il sindacato della casa ed è la diversità per cui sta contro gli sgomberi, contro per le occupazioni delle case sfitte, per la requisizione, per tutti questi movimenti che oggi nessuno sostiene, se non una parte dell'Asia, ma per quello che ho detto prima. La CUB è un'occasione per costruire questo percorso. Noi non siamo un sindacato tradizionale, noi siamo un sindacato che vuole cambiare cose. Questo è il percorso politico. E allora questo cosa vuol dire? Se noi ragioniamo in termini di rappresentanza, quei numeri 5-3 è insignificante, però anche nel nostro interno credo che dobbiamo cambiare delle cose. Ma questo non è nei confronti di nessuno, sia chiaro, anzi in primo luogo mi ci metto io. Ad esempio, quando parliamo di democrazia abbiamo sbagliato, almeno io credo alla luce di oggi, ma non è rifletto verso di te. L'Unione quindi elegge un segretario nel congresso e quello diventa inamovibile per 4 anni. Tre, scusami. Cosa vuol dire questo? Ma non perché Pasolini sarei io la stessa cosa, cioè. Quello che voglio dire che gli errori, le esperienze del passato portano a una visione migliore per il futuro, perché noi non siamo in comunità errori, ma però questi errori e questo percorso ci permette di arrivare a un percorso di equilibrio profondo all'interno dell'organizzazione. Quindi siamo nella condizione di migliorare. Io credo che questa è la distinzione tra chi ha una logica di condivisione e chi ha una logica di cambiamento. Il cambiamento è dentro l'Unione Inquilini rispetto al mondo esterno, agli altri sindacati. Grazie, posso fare più specifico, d'accordo quasi tutto come ha detto Gianni, sottoscrivo quasi tutto. Più specifico, quando abbiamo scelto di fare il sindacato, noi siamo scesi in campo a gamba tesa, prima non stavamo in parte intera, abbiamo scelto di stare fuori dagli accordi, siamo a questo punto invece di noi siamo in tutte le città a contrastare, a volte finiamo, a volte non finiamo, ma stiamo dentro agli accordi, per cui facciamo il sindacato nel senso del contrasto dell'egemonia, lo facciamo questo nei confronti dei sindacati competenti, nei confronti dei movimenti, per cui da questo punto di vista siamo il sindacato, nel senso che noi rappresentiamo il fatto che siamo qualcosa di oltre, ma non lasciamo il campo spazio libero, il campo per la gente sono da soli, per fare le cose a ciò aperte degli inquilini del sindacato. Quindi in questo senso abbiamo articolato un po' di fatti la destra sindacato, per cui noi quindi partecipiamo a quelli che sono i contratti di lavoro dei lavoratori, sono gli accordi territoriali per noi in piccolo, insomma, chiaramente, senza dare gestiva la cosa. D'altra parte, la seconda cosa è che tanto vero che nessuno è inamovibile, a parte il fatto che io sono segretario la seconda volta contro il mio parere, sono quello della rinuncia, per cui lo sapete, quindi non dico questo per chiarezza, e che dal momento dall'altra decenza in poi abbiamo, e sarà anche successo con me, noi ci siamo attestati su non straordinariamente, ma su un vincolo dei 2 mandati da portare avanti, per cui anche io terminerò il mio secondo mandato, che potrebbe essere anche solo il primo per quanto mi riguarda. Ma perché questo? Perché noi stiamo realizzando e costruendo la possibilità che ci sia
io ho 60 anni quest'anno, ma chiameremo per esempio un prossimo segnale nazionale possibilmente compagno o compagno che hanno 40 anni. Cioè noi stiamo lavorando per i nostri successi, non per il nostro progettuale, per cui noi questo rispetto a tutto il sindacalismo, di base o non di base, non avrà mai, per quanto mi riguarda, un segretario che sta lì per 25 anni a fare la stessa cosa. Abbiamo esempi illustri, da Leonardi fino a Bernocchi, sono 40 anni che fanno di fatto i segretari nazionali. Basta, insomma, cioè, diamo un'immagine un po' diversa. Su questo le sue battaglie da fare anche internamente da fare, perché su questo voglio ricordare, su questa cosa qua, nel mettere i due mandati all'interno dello statuto c'è stata battaglia nel giorno qui, non è passato l'emendamento dentro lo scorso congresso, ma noi, almeno per quanto riguarda la parte decente, per quanto riguarda me, l'abbiamo reso attuale, perché noi non siamo disponibili a fare i segretari a vita. Quindi, perché? Perché noi vogliamo un gruppo di gente allargato, vogliamo che i prossimi segretari abbiano alle spalle gente che ha fatto il segretario nazionale che può dare il contributo e che va poi una volta parte dei centri in questi giorni, da circa qualche mese a questa parte, da alla sede del Comune qui di Roma volontariamente a fare volontariato, a fare consulenze e cose varie. Succederà anche a me, cioè anch'io quando smetto di fare il segretario nazionale non vado, cioè non mi va di rimanere a fare cose, ma farò, lavorerò a Roma nella sede del Comune qui di Roma. Questa è la nostra peculiarità nei fatti concreti, non nelle chiacchiere. Quindi ecco, su questo io voglio dire, sono anche orgoglioso di questa organizzazione, che ha saputo anche fare scontri interni su questo, ha saputo anche innovarsi, migliorarsi, ragionare in termini anche diversi. Stiamo costruendo una nuova soggettività politica e sindacale, nuovi attivisti, l'avete visto ieri, avete sentito ieri le vostre orecchie, che abbiamo comunque, ma ancora tanti ne mancano, ancora tanti che ne abbiamo, perché oggi magari non c'è, perché magari non sta pure a New York oggi, però vuol dire, noi abbiamo comunque abbiamo cresciuto una serie di compagni, qui ci sono compagni di segretari di federazione che hanno 21 anni, cioè vuol dire, noi siamo quelli che vogliamo essere, quello che vogliamo essere, e i rapporti col territorio, ma ci mancherebbe altro. Io voglio aumentare le sedi di Unione insieme alla CUP, voglio aumentarle, voglio tutte diventassero questo, ma magari, cioè, noi possiamo dare un apporto alla CUB in alcuni termini, la CUB può dare un apporto ancora maggiore a noi, cioè per questo, perché ci mette in contatto con altri lavoratori che noi non raggiungiamo, no? Oggettivamente non ne raggiungiamo, ma noi raggiungiamo per esempio il settore sociale che la CUB non raggiunge. Allora in questo c'è un percorso, diciamo. Dobbiamo però fare in modo che i percorsi io è vero, è brutta la parallelismo, perché non c'è un parallelismo in realtà con la CUP. Abbiamo di maggiore integrazione, lo facciamo portando il nostro vissuto e il nostro portato. Questa è l'Unione Inquilini, che vuole essere questo, è da 51 anni l'Unione Inquilini. Vedete, e ha fatto dei percorsi, io vorrei invitarvi a leggere, tipo uscì nel 74 da un docente dell'Università di Milano, in cui la peculiarità dell'Unione Inquilini all'epoca era quella di fare delle iniziative diciamo molto antagoniste, perché l'UPML sono quelle pastorie che diventate la conosco, no? Però era che si andava nelle trattorie, si andava a parlare con le parrocchie, con i parroci si andava a parlare, eppure quelli erano marxisti unisti, ma all'epoca non è che parlavamo di acqua di rosa, insomma c'erano anche gli apporti, voglio dire, no? Sì, io non ho vissuto, però insomma capisco che c'è questo, quello infatti ci può dare su questo un grande contributo di conoscenza, più che altro. Per cui, ragazzi, cioè, però è anche vero che noi abbiamo fatto un congresso, mi ricordo a tutti quanti, in cui lo slogan era, siamo quelli di una volta ma non faremo le cose allo stesso modo, perché abbiamo cominciato a mettere in pratica questa cosa, perché per noi quello slogan è stata sostanza. Noi siamo quelli che hanno le radici anche nel 68, ma non vogliamo essere quelli che stanno sempre a guardare dietro a quelle forme organizzative, a quei linguaggi, a quelle modalità di fare il sindacato. Oggi siamo nel terzo millennio, abbiamo qualcosa di diverso, qualcosa di più grave addosso. La mondializzazione su questo, la globalizzazione su questo, la questione dei cambiamenti climatici che mettono in forza non soltanto il modo di produzione, ma la vita delle persone, la vita delle persone, l'esistenza di questa terra. Noi dobbiamo assumercela come questione, che a quel punto entra a gamba tesa contro lo sviluppo capitalista nei modelli di produzione, nei modelli di oppressione dei lavoratori e nei modelli di oppressione sociale nelle città. Noi questo lo viviamo quotidianamente. Allora,
Io su questo ci credo fortemente. Quando dico, chi mi conosce lo sa bene, ma chi non mi conosce forse lo sa meno, che quando dico che io sono dell'idea che, l'ha detto anche Marcellarella, non sono diverso, non c'è cube senza unione qui, non c'è unione qui senza cube, io ci credo fermamente, ma questo fa parte di un riconoscimento che è vicendevole, che assume anche su di noi degli oneri e degli obblighi, da questo punto di vista non mi esempio da questo, ma che deve essere comunque riconosciuto anche dall'altra parte. Allora, deve essere riconosciuto, facciamo questo percorso che sia un'istituzione, il coordinamento nazionale, in cui si ragiona a ampio spettro, in cui ognuno dà la sua parte, ovviamente, posso anche non essere d'accordo con il coordinamento, ci mancherebbe altro, però almeno c'è questo approccio. Scusate se ho fatto questa volta, mi chiedo scusa, è un problema di Matera. Io vorrei ringraziare che mi ha, diciamo, il mio primo contatto, che è stato Walter, che all'epoca insomma ci incontrammo a Roma e discutemmo un po'. E, niente, io come sentite io diciamo un abbraccio perfettamente quello che dice il nostro segretario Massimo. E, la sede materiale diciamo, potrebbe essere a disposizione con quelli che potrebbero essere i rapporti dell'altro, ma potremmo io organizzarci in merito, perché essere presente sul territorio per quelle che possono essere le azioni sindacali congiunte potrebbe essere sicuramente positivo. Guarda, io poi per quanto riguarda i rapporti che ho con gli altri sindacati della casa a Matera, è veramente difficile, io addirittura vorrei dire insostenibile, perché noi all'interno dell'ATE, per esempio, se dopo una lotta di 5 anni siamo riusciti a firmare l'accordo territoriale, a Matera e anche con la sede di Potenza, con Paolo Cattolo. Però questa cosa insomma non ci dà tante agevolazioni anche per quanto riguarda poter affrontare il concetto del tesseramento dell'ATE. Perché ci sentiamo dire poi da Sana, voi non siete in commissione all'ATE, voi non decidete quelle che sono i rapporti per le assegnazioni, perché purtroppo la legge regionale della Basilicata ci porta a, diciamo, hanno fatto la loro legge dove possono essere in commissione anche per le assegnazioni delle case su Unia, Sice e Teonia, quindi hanno fatto un po' il gioco delle tre campanelle senza la pallina dentro, però non troveremo mai l'opportunità di entrarci. A meno che questo, io credo che in qualche modo la sede nazionale possa far sì che cioè, tolgano questa possibilità al Sice e Teonia di uscire dalle commissioni delle assegnazioni, perché o ci si apre a tutti oppure oppure andiamo anche noi, insomma, in qualche modo si dovrebbe fare questo concetto. Poi ancora io con il Sunia ci siamo scontrati più volte anche sui giornali, quindi abbiamo fatto anche dei battibecchi, di botte risposta. Poi diciamo arriviamo un po' anche delle situazioni, mi sono impegnato per quanto riguarda la consegna delle case di via Ora con la Martella, che forse Massimo ha anche seguito un po', abbiamo avuto anche diciamo, un buon riscontro anche dalle televisioni locali che ci hanno seguito nell'operazione, e sono riuscito a far assegnare queste case di via Ofanto, anche se non c'era ancora l'acqua e il gas. Sembrerà strano, siamo nel 2019, abbiamo fatto assegnare delle case senza acqua, e a distanza di 3 mesi, perché questo è avvenuto nel mese di agosto, a distanza di 3 mesi queste case di via Ofanto non hanno ancora né acqua né gas. Quindi diciamo che questo impegno che io avevo preso, che avevo fatto assegnare queste case, adesso diciamo, un po' lungo del pianto, è diventato un po' un ghetto, perché queste persone che ci abitano in questi alloggi devono trasportarsi l'acqua per potersi lavare, quindi, diciamo, senza gas, quindi l'acqua fredda.
eccetera. Vabbè, voglio... Poi vorrei aggiungere un po' una situazione perché riguardo al 5 per 1000 per le, diciamo per due inquilini. Io faccio circa, perché non riuscirei a farne di più, circa 350 dichiarazioni di reddito all'anno, che è non faccio, non vado oltre. E l'anno scorso ho avuto un controllo dell'Agenzia delle Entrate dove mi hanno fatto notare, avevano scritto anche verbale, che il 90% di queste dichiarazioni di redditi che, diciamo, che ho fatto, il 5 per 1000 era destinato all'unione inquilini, tant'è che hanno fatto anche delle indagini per verificare se io avevo rapporti nello statuto dell'unione inquilini dove veniva, a dove arrivava questo 5 per 1000, insomma, ecco, volevo dire questo. Quest'anno ho voluto un po' limitare questo mio supporto, mi sono fermato al 50-60% perché insomma l'anno scorso ho avuto problemi. Ecco, volevo dire questo. Poi ripeto, per quanto riguarda la punta, Matina è aperto le falti che ha dichiarato per. Nel 2016 582 donatori in tutto il territorio nazionale, 2017 804. 2018, detto io. Nel 2018. Arriverà. Non fa, però c'è un verbale, io guardo, te lo posso inviare con i miei mail, il verbale dell'agente dell'entrata, dove il 90% degli indirizzi di reddito, 5 per 1000 mi hanno anche indagato per vedere se io ero all'interno del scritto. No, io dico a parte, porta l'incasso che è basificata, è possibile, sì, in maniera più profonda, siamo a disposizione. Questa è una coppia di bilancio, diciamo,